Da fine gennaio non saranno più i postini, ma gli agenti di polizia municipale a scendere in campo per la notifica delle multe. Una rivoluzione oggetto della delibera a firma degli assessori Giuseppe Narducci e Bernardino Tuccillo, che mira a garantire con questa nuova modalità un risparmio per le casse dell'ente e allo stesso tempo un servizio più efficiente di accertamento sul territorio. I casi di irreperibilità e di destinatari sconosciuti raggiungono infatti il 20% delle notifiche effettuate da Poste Italiane, con perdite pesanti per l'amministrazione cittadina. I vigili incasseranno 5 euro lordi per ogni verbale notificato, ma se non si raggiunge l'obiettivo il compenso si riduce ad un euro. L'obiettivo è proprio quello di migliorare l'attività di notificazione che ancora in molti casi non riesce a raggiungere livelli ottimali e quindi non riusciamo a rintracciare il cittadino che ha commesso l'infrazione e che dunque deve pagare la multa. Il cittadino pagherà di meno rispetto ai costi che oggi deve sostenere quando deve pagare la multa, perché insieme al costo della multa deve sostenere anche gli oneri della notifica, che oggi avviene attraverso il sistema Poste Italiane. Il provvedimento partirà con una fase sperimentale di 6 mesi e coinvolge gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale inseriti in un albo istituito dalla Giunta, che scelgono di svolgere questa attività al di fuori dell'orario di servizio. Il terzo obiettivo che raggiungiamo è quello, in una fase di crisi economica durissima, di prevedere che attraverso questo sistema i nostri dipendenti della Polizia Municipale, i nostri lavoratori, possano appunto raggiungere un incentivo economico che in una fase difficile come questa credo costituisca un risultato anche apprezzabile.